Mondo politico in fibrillazione dopo la sentenza del TAR sulla Vigevano Malpensa con i sindaci del fronte del sì che annunciano di voler continuare la battaglia e il Movimento 5 Stelle che invita tutti a sedersi attorno a un tavolo per un progetto alternativo. La sentenza del Tribunale amministrativo va ad annullare la delibera cipie del 28 febbraio 2018 approvata dall'allora Premier Gentiloni. È il documento che rendeva materialmente disponibili i soldi previsti dal finanziamento per l'ANAS. Il motivo per il quale il TAR arriva a questa decisione è la non conformità dei documenti ambientali. Nell'iter si sono tenuti buoni quelli del 2009, secondo il TAR invece andavano rifatti per due motivi. Da una parte c'erano state delle modifiche al progetto, riduzione della carreggiata, modifica del tracciato dal Bairate, spostamento di alcune rampe e svincoli. Dall'altra parte tutti i parametri erano stati fatti considerato che la strada avrebbe avuto oltre a tratto vigevano malpensa anche la diramazione per collegarsi con la tangenziale ovest di Milano, una parte che poi è stata accantonata. Questi i motivi principali per cui il TAR ha bloccato la superstrada. I sindaci del fronte del Sì, Magenta, Vigevano, Abbiategrasso, Ozzero e Robecco, che si sono riuniti ad Abbiategrasso, hanno fatto notare che il tracciato approvato dal CIPE di fatto non è stato contestato, ribadendo che il problema sta nel mancato aggiornamento dei documenti ambientali. I sindaci fanno sapere di voler proseguire con il progetto in essere, respingendo l'invito del Movimento 5 Stelle che si proponeva di radunare attorno a un tavolo tutti i protagonisti per pensare a una soluzione condivisa per la riqualificazione della rete stradale esistente e la costruzione della circonvallazione di Abbiategrasso. I 5 Stelle imputano alla Lega di essersi intestardita anche ai tempi del governo giallo verde su una procedura che portava con sé evidenti errori. Non è una vittoria del Movimento 5 Stelle, ma una sconfitta della Lega che non ha mai voluto correggere questi errori, scrivono in una nota dal gruppo regionale Pentastellato.